Stesso reato e stesso oggetto rubato per ben due volte. Il tutto è partito dalla segnalazione di un cittadino che ha avvistato la presenza di un ciclomotore sospetto sul ciglio della strada. I carabinieri di Cagli, una volta raccolta l'informazione, hanno percorso la strada indicata e hanno rintracciato il mezzo. Si trattava di un motorino rubato alcuni giorni prima. Una volta rintracciato il proprietario, un uomo del posto, gli viene riconsegnato, ma non riuscendo a farlo ripartire, decide di andare a prendere il carburante ed alcuni attrezzi per rimetterlo in moto. Ma al ritorno, la sorpresa, il motorino non c'è più. Richiamati i carabinieri e raccontata la vicenda, è stata avviata una tempestiva attività di ricerca. Non lontano sono riusciti ad individuare due giovani ragazzi a bordo di quel veicolo. Appena accese le sirene, i due amici, che si scoprirà essere poco più che 14enni, interrompono immediatamente la loro fuga, arrendendosi all'evidenza dei fatti. Dall'attività di indagine si scoprirà poi che erano gli stessi ragazzi che avevano rubato il motorino la prima volta e che, nonostante la giovanissima età, dopo averlo riparato, avevano nuovamente asportato il mezzo. I due sono stati denunciati in stato di libertà alla Procura della Repubblica del Tribunale per i minorenni di Ancona e riaffidati ai rispettivi genitori.